Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo spot. In questo spot non ci sono mai venuto e voglio provare a shore jigging. Vediamo. Casomai se tra 2-3 ore non mangia niente, pescherò a fondo. Primo lancio. Bene ragazzi, a shore jigging niente, ho pescato per più di 3 ore ma niente. Adesso voglio provare a fondo per vedere se riesco magari a scappottare. Ho avuto una mangiata. Adesso controllo, vediamo. Pesce. È uno sciarrano? Sciarrano. Che ha ingoiato e non penso di riuscire a salvarlo. Ah no, invece sì, dai, vediamo, ci provo. Eccolo qua, ce l'ho fatta. Vai, bello. Devo lanciare vicino perché poi c'è uno scoglio in superficie, quindi non posso lanciare lontano. Tagliato col piombo. Porca miseria.
proprio si è rotta, l'ho forzato troppo, che cazzo ho fatto? Non lo so. Ma vaffanculo, va. Porca. Porca troia, ho rotto la canna, vaffanculo. E là il pezzo che galleggia. Ma che cazzo, non solo non prendo niente, pure la canna che si rompe, vaffanculo. La porta. Oh, incaglio, non prendo niente, pesco col jig per 3 ore senza vedere un pesce. Poi pesco a fondo e incaglio e rompo la canna. Adesso non mi resta che andarmene a casa. Ho incagliato, ho forzato tanto e ho rotto la canna. Forse non dovevo forzare così tanto. Non lo so che è successo. Ma si è rotta la canna. Ed è là il pezzo della canna che galleggia e mi guarda. Qua sono rimasto con questo. Bella pescata, veramente, una super pescata. Perso tutto, ho perso amo, ho perso, probabilmente c'era anche il pesce, perché lo sentivo in canna, ho perso piombo e la canna. Niente, adesso provo a mettere un'altra lenza col piombo, a impastarla così e pescare, perché non voglio andarmene a casa. Sono ancora le 10:30, quindi pescherò così. Beh, peschiamo con la canna rotta. Vediamo. Veramente non mi aspettavo si rompesse, perché comunque l'ho forzata altre volte così. Non è che l'ho forzata così tanto, eh. Boh, io non riesco a capire com'è possibile. Visto che i pesci non mangio, lo mangio io magari. Controlliamo. Nulla. Però non l'hanno toccata l'esca. Ragazzi, mi sono ricordato di avere una canna per pescare a fondo nella casa al mare, che non è molto lontana da qua, stanno 3-4 km. E siccome mio padre è là che sta facendo lavori in quella casa, ho detto vieni a prendermi che vado a prendere la canna e vado a pescare a fondo. Ho detto che si è rotta la canna. Sono incazzatissimo. E vediamo se magari riesco a prendere qualche pesce. Vado in un posto che conosco molto bene. Vediamo, adesso lo sto aspettando. Inizia a salire perché c'è una bella salita. E vediamo. Se mi aspetta una bella salita. Vai. Vedo mio padre là nella strada che sta arrivando con la macchina. Ci vediamo a mare. Ragazzi, sono arrivato a mare, ho preso la canna da bollentino perché questa c'è e di questa mi accontento. Vediamo se magari riesco a prendere qualche bel pesce senza rompere nessuna canna. Sta canna ogni volta che lancio gli anelli si spostano. Stanno mangiando.
Vediamo, è già da un bel po' di tempo che gli danno. Niente, sono pesci piccoli. No, c'è qualcosa. Ma che cos'è? La donzella? La donzella? Ho preso una donzella. Ma che cavolo. Ma che, quanto cacchio scivola. Fermo. Vai. Bene ragazzi, la concludo qua, mi sono veramente rotto le palle. Ho una canna rotta e niente pesce qua, soltanto due pesci, lo sciarrano e quella donzella. Adesso ripensandoci, quando stavo salendo gli scogli per in quel posto là dove ero prima, la canna ha sbattuto sullo scoglio in quel punto là e quindi penso che si è rotta proprio per questo, e quando sono andato a forzare si è spezzata. Penso sia andata così, non lo so. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!